trasparenza, voglia di trasparenza e la necessità di costruire un percorso politico che metta davanti ad ogni altro valore quello della trasparenza. Assolutamente sì, io credo che oggi in questo paese manchi del tutto, nel senso che spesso le scelte ci vengono rappresentate da politici che sono imbonitori, che non tengono in considerazione l'esigenza di dover spiegare davvero ai cittadini il perché delle scelte. A Bellizio questa cosa l'abbiamo vista spesso nell'ultimo periodo, mi sono ritrovato a dover combattere per un palazzetto chiuso senza una ragione, mi sono ritrovato a dover combattere per una discriminazione tra società sportive, mi sono ritrovato a dover polemizzare sulla faccenda delle ACP Futura che tanto male fa alla nostra comunità e a tanti nostri concittadini. Purtroppo la politica sta estremamente sottovalutando l'importanza dello spiegare alla gente, mostrando i documenti, mostrando la realtà delle cose. Molte persone nei video che ho pubblicato recentemente mi dicono che bello, tu fai vedere le carte, ma il problema non è che le faccio vedere io, il punto è che le dovrebbero far vedere tutti. È troppo facile dire, ah, io ho fatto questo, ho approvato quello, ho fatto la domanda per quell'altro, è colpa di Tizio, è colpa di Caio. Se ci si candida a governare, se si governa, bisogna assumersi le responsabilità delle scelte, fino in fondo, anche quando quelle scelte portano a risultati non desiderati e non desiderabili. È il coraggio derivante dall'assunzione di responsabilità, assunzione di responsabilità che nel momento in cui si pone il proprio nome, la propria faccia alla guida di una comunità bisogna avere per forza. Qual è il percorso politico che immagini per te, per i tanti che stanno seguendo questa tua avventura, questa tua coraggiosa presa di posizione? Beh, coraggiosa sicuramente, perché effettivamente mi ritrovo completamente solo da un punto di vista politico ovviamente nell'affrontare questa battaglia dopo tra l'altro tanti anni di appartenenza a un gruppo che in questo momento invece sto contrastando. Tra l'altro anche dire un gruppo, in realtà io sto contrastando il sindaco, le scelte del sindaco, perché spesso anche per esperienza i consiglieri comunali e gli assessori stessi non vengono messi a conoscenza di tutti gli elementi della discussione, riempiti di chiacchiere, riempiti di fatti non del tutto vere, di mezze verità, vengono mandati tra la gente a dire bugie inconsapevolmente, e questo è davvero qualcosa di brutto e triste. Per quanto mi riguarda, io ho aderito ad Azione con Calenda, ho scelto di prendere questo percorso dopo circa 20 anni di militanza nel PD e in quello che prima ancora era DS e PDS, perché la politica si sta snaturando, sta cambiando, le scelte diventano sempre più controverse, le candidature, il coinvolgimento del territorio, la rappresentazione stessa del territorio, e io ho scelto di aderire a un movimento, un partito piccolo che come Terzo Polo ha preso l'8% delle ultime elezioni, ma che aspira a prendere molto di più e che ha voglia di costruire, di coinvolgere, di ripartire dai territori, riprendendo in considerazione ciò che conta davvero, le esigenze, di cosa ha bisogno la nostra comunità, di cosa ha bisogno il nostro paese, di cosa ha bisogno la nostra gente. Diamo delle risposte concrete, oneste, trasparenti, e cerchiamo di fare il meglio possibile. Fare, è questa la parola chiave.